Bentrovati amici telespettatori, spero che abbiate passato un'ottima estate all'insegna del relax, del divertimento e soprattutto della tranquillità. Ormai settembre è già avviato e quindi pian piano si ricomincia con la solita routine, i soliti impegni, lavoro, scuola. Ricominciamo anche noi di Culturando, ma vogliamo farlo con tranquillità e serenità, all'insegna della spensieratezza. Infatti siamo alla Grugro, una festa davvero importante nell'Alto Mantovano che nonostante la crisi sta riscuotendo un grande successo. Come ogni anno c'è un tema, diciamo, che porta avanti le nostre interviste. L'anno scorso era quello hawaiano, quest'anno invece ve lo svelo subito. Il tema contadino, proprio la terra, le cose nostrane, quindi iniziamo subito le nostre interviste. Mi trovo in compagnia di Franco Caiola, il presidente dell'associazione Grugro, e come potete vedere ha una corona in testa che rappresenta la ricchezza del territorio che Grole offre a tutti, ma quindi a tutti perché vediamo che c'è tantissima gente, Franco, quindi una grande affluenza anche quest'anno. Sì, esatto, nonostante diciamo il periodo comunque di crisi che fondamentalmente c'è, devo dire che ha avuto finora un ottimo successo grazie al lavoro dei nostri volontari, della mia associazione Grugro, ma anche alla buona cucina che comunque tentiamo di portare avanti rispettando le tradizioni locali. Appunto per questo tu rappresenti il re o la regina, io contadino quindi del terreno, e novità di quest'anno appunto è il malfatto. Sì, esatto, quest'anno abbiamo provato a lanciare il malfatto fatto con un impasto di pane, erbette e condito poi con del burro fuso e della salvia, che è un piatto povero ma proprio originario di questo territorio. Devo dire che diciamo colui che mi ha suggerito l'idea è stato anche chiaramente il parroco Don Giuliano Spagna, che senza di lui probabilmente non sarebbe mai decollata. Veniamo ora agli eventi che hanno allietato le serate del Grugro di quest'anno. Beh, ci sono stati tanti eventi con orchestre come Roberto Tagliani, avremo Diego Zamboni come serata finale, ma diciamo abbiamo puntato anche su nuovi spettacoli. Per esempio il lunedì abbiamo avuto la serata del Remember Sayonara, la mitica discoteca di Castelgoffredo, con il DJ Marino Medola. È stata veramente un successo di pubblico e non solo. E ricordiamo che poi tutto ricavato andrà in beneficenza. Sì, chiaramente questa manifestazione la si fa proprio per cercare di aiutare coloro che sono, diciamo, nella difficoltà. Noi con il ricavato che avremo quest'anno tenteremo di aiutare varie associazioni o enti di ogni genere, e anche daremo un aiuto alla nostra parrocchia, perché tutti gli anni comunque ci sono dei lavori da fare, quindi c'è sempre bisogno. Non dimenticando poi che comunque noi da molti anni portiamo avanti e intendiamo farlo finché riusciamo a mantenere in piedi questa manifestazione, 15 adozioni a distanza, che ce ne sono 10 in India e 5 nel Bangladesh. Quindi complimenti. Ecco, cerchiamo di fare il possibile. Poi comunque un'altra attività importante del gruppo Grugro è la Passione di Cristo. Sì, dunque siamo arrivati quest'anno alla terza edizione della Passione di Cristo Vivente, un successo inaspettato, riconfermato per la terza volta, e sicuramente ci attenderà una quarta edizione l'anno prossimo ricca di sorprese. Col botto. Col botto, col botto. Quindi adesso ci accompagni in cucina come del resto gli altri anni? Esatto, adesso vi porto dietro le quinte, vi faccio conoscere tutti i volontari, diciamo, che stanno lavorando per il successo di questa manifestazione. Iniziamo il nostro percorso nelle quinte del Grugro dal bar, però prima di presentare il lavoro del bar, Franco, devi dire due parole importantissime. Sì, sono andato a cambiarmi, come potete vedere indosso la maglietta dei volontari di Croce Rossa, i pionieri di Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere. Ci tenevano a pubblicizzare, diciamo, il loro operato, che è molto importante, di conseguenza eccomi qua come testimonial, non solo come testimonial del Grugro ma anche della Croce Rossa questa sera. Ma noi adesso torniamo qui torniamo a cose concrete. Siamo qui al Grugro e abbiamo qui Raffaella che ci spiegherà come funziona il bar. Raffaella, passo la parola a te. Allora, dietro vediamo i boccali, gente che gira, un traffico. Come sta andando? Raccontaci un po' come si sta qua al bar. Allora, partiamo da là che c'è il caffè, c'è una ragazza al caffè bravissima, c'è un'altra alle torte, addetta alle torte. Qui abbiamo quattro spine, siamo qua in otto al bar.
Ho tutte ragazzine che bravissime, proprio questa qui è stata la prova, perché dicevo ma le ragazzine invece grandi sono loro, i giovani sono loro che insegnano a me. Abbiamo imparato tutti a stappare le bottiglie, perché insomma siamo partiti senza i cavatappi. Bello. Prima sera l'imprevisto, partiamo presidente con le bottiglie, non abbiamo i cavatappi, però adesso li abbiamo. Ascolta, dato che ormai sono 2 anni che parliamo del bere, parliamo un pochettino di dolcezza, quindi i dolci, raccontaci un po' come sono fatti. Allora, io li ho assaggiati tutti, perché mi hanno tolto dal pesce, perché mangiavo tutto il pesce. Allora, ho messo le torte, però anche qua non riesco a stare ferma. Ma raccontiamo ai telespettatori come sono fatti, quindi c'è una torta al limone. Torta al limone, no, la ricetta non la so. No, non bisogna dire. Non la dico. La torta al riso soffiato non la so e non ve la dico. Abbiamo la crostata, 2 tipi di crostata, la ricetta non la so e non ve la dico. Poi abbiamo le tortine alla frutta, quella lì è una delle ricetta io la so e non ve la dico. E poi abbiamo anche le tortine con la Nutella, con la fragolina o senza fragolina. Grazie. E noi ci spostiamo verso gli altri reparti. A tra poco. Qui siamo con Roberto. Sì. E una pizza. Sì, noi qua ci divertiamo, facciamo le pizze, ce la mettiamo tutto, siamo un bel gruppetto qua, andiamo d'accordissimo, ci facciamo tante ore, l'impasto facciamo noi, cerchiamo di far tutto noi, siamo contenti perché ne vanno sempre di più, qualsiasi sera continuiamo a aumentare le quantità, vuol dire che le pizze vanno bene. Parlaci di numeri. Sono tante, comunque superiamo sempre le 2,50, 2,50 per sera. Ci fanno delle belle elenco, dopo ha finito di fare le pizze, prepariamo anche impasti per le torte e dolci, si vede che anche quelli vanno bene perché se vanno tanto vuol dire che sono buone. Quindi qua più altro è che noi andiamo d'accordissimo qua, ci divertiamo. Qui c'è la Monica. La Monica non voleva essere intervistata e fa di tutto per entrare in camera. Vieni qua! Ci sono le pizze da fare, Roby, signor Roberto. Lei chi è? Io sono la Sailor Moon del giorno d'oggi. Allora, dato che qua si lavora, noi ci spostiamo, perché siamo un po' di intralcio. Buon lavoro. Grazie. Per me. Buon appetito. Grazie. Ciao. Mangia fasito. Piatto pulito? Via. Ciao. Loredana e Lina nello stand dei primi, più precisamente ora parliamo di risotti. Allora, la ricetta, Loredana. Salsiccia, riso e rosmarino, basta. Semplice? Semplice. Come si impiatta? Lo impiatta lei. Bene. Guarda, non lo servo. Così, tac, lo stampino. Quindi porzione precisa. Precisa, è uguale per tutti. Esatto, non si sbaglia. Quanti chili, voglio i numeri. 26 kg al giorno? 25 kg al giorno, signori! Qua si mangia il risotto! Sì. Mi dicono tutti di sì! Allora, ci spostiamo per le penette all'agrolese e i malfatti. Quindi, vengo di qua. Permesso, scusate, buon appetito intanto a voi. Un saluto alla televisione! Ciao! Lei si chiama? Sono Angelo Borghini di Volta Mantovana. Lei? Ciao, Simone di Sanzano da Garda. Perfetto! E mi sposto di qua. Dopo veniamo allo stracotto, adesso mi interessano i primi, le pennette. Pennette all'agrolese. Allora, la ricetta so che non si può dire. No, è un segreto. È un segreto. Però almeno in generale, a grandi linee. Generale, prosciutto cotto, speck e funghi. Dopo basta. Il resto non lo diciamo. Non si dice. E qua la nostra tradizione, i malfatti. Infatti, questi sono tradizionali con la burro e salvia. Sono squisiti. Qual è il piatto che va di più quest'anno? Ma va un po' tutto, però i malfatti vanno benissimo. Ecco, quindi apprezzano la tradizione. Sì. Perfetto. Però allora buon lavoro. Grazie. Un angolino c'è una specialità del Grugro che il signor Francesco fa da anni con tanto amore, che è lo stracotto. Esatto. E la ricetta quest'anno, dell'anno scorso mi hai accennato qualcosa? No, dai. La ricetta è ancora quella, però posso dire una cosa, che lo stracotto fatto qui al Grugro continua sempre a fare progressi. Non lo so, sarà perché è buono, non lo so, oppure sarà
chi lo fa, ecco. Sì, simpaticissimo, no? Chi sarà mai? Comunque io sono molto contento perché tutti gli anni aumentiamo, quest'anno ne ho fatte 230 kg e spero di averne abbastanza. Non abbiamo ancora fatto una sera, di dire c'è poca gente. E allora buon lavoro. Grazie altrettanto. E noi ci spostiamo verso il reparto secondi. Siamo nel reparto griglie, in parte a me Monaldo, responsabile appunto delle griglie e il re del fuoco. Come funzionano? Qui gira tutto. Qui gira tutto. Si mette sulle costine, sulle griglie, si mettono le braci, si saporiscono e si mettono a cuocere. Dopo, quando sono cotte, si tirano giù e si tagliano. Quanto è difficile? Facile. Il problema è che c'è tanta roba, sì, quello tanta il difficile. Roba, tanta gente che viene, starci dietro è un po', però ce la facciamo benissimo. Quindi adesso mi sposto alle carni. Vieni qua Luca, che sei bellissimo. Responsabile delle carni, Luca, dopo passo anche a Flavio. Sì. Sì, devo farti la domanda in teoria, hai ragione. Come vanno le carni? Non so più cosa, dimmi qualcosa. Le carni vanno bene, si vede che è buona perché c'è un mucchio di gente, tutti mangiano, sono contenti, aspettano un attimo che è dopo. Ringraziamo Franco per questo abbigliamento. Sì, infatti, un po' scomodo, poi non è molto... Sottolineiamo che solo per il momento dell'intervista, dopo si levano tutto, no? Ecco. Comunque la carne va bene, il nostro fornitore ci fornisce della carne ottima, dopo bisogna essere capaci a cuocerla, grazie a tutti noi qua dietro che ci diamo da fare, i ragazzi della Polenta, i signori là in fondo, tutto procede bene. Flavio, come va? C'è un po' di fumo, però è sopportabile. Bene, la Polenta? La Polenta è perfetta, il responsabile è là. Perfetto, tutto sotto controllo? Tutto a posto, tutto a posto. Non brucia niente? Per adesso no. Speriamo anche in futuro, ok? Perfetto, allora noi adesso ci spostiamo e andiamo ai fritti. Come sempre Renato, il tecnico della patatina, per favore. Ti dico solo per favore, ti passo il microfono. Mi passi il microfono? Ok, ho compiuto 40 anni, quindi ho messo la testa a posto, non posso assolutamente... Sì, va la puntana alta. Non ci credi, no. Hai ragione. Copriti per cortesia se non riesco a... Lui taglia tutto quello che dico. Va tutto bene, i nostri clienti sono contentissimi, vengono alla nostra festa, mangiano, bevono, sono contenti, la patatina tira. Ma in più, il team patatina con il team pizza, facciamo le crostate. Crostate bellissime. Abbiamo e già in visto più dobbiamo fare la cena anche ai cantanti, a quelli delle orchestre, specialmente ad Andrea. Ti faccio vedere la cena che gli ho preparato. Vai. Non puoi tagliare. Mi preoccupa questo, non puoi tagliare. Guarda, la cena per Andrea questa sera quando ho finito lo spettacolo. Va che roba. È praticamente perfetta. E lui naturalmente mentre parla ti viene sete, invece della birra, una fettina di limone, una ciucciatina alla cipolla e una fettina di carota. Si mangia tutto, poi è tutto contento, va a casa. Dopo la sfavillante performance di Renato, Damiano adesso ci spiega il fritto misto. Allora, in poche parole, il fritto misto, naturalmente è pesce, viene prima infarinato in un cestello. Nel cestello per la friggitura si butta nell'olio bollente, si aspettano 2-3 minuti, il tempo di cottura, si vede un po' la crosta del pesce che si forma e insomma dopo si sala e si porta al tavolo. Quindi ci vuole occhio. Ci vuole occhio, sì. Quanto pesce è andato? Beh, in questa settimana siamo andati bene, insomma adesso abbiamo anche finito le scorte, dovremo fare un altro ordine. E insomma, si vedrà. Buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille. Nella zona dei primi abbiamo visto l'agrolese, come si serve, ci hanno accennato un pochino la ricetta, qui Elio invece la prepara. Io la preparo e prepariamo le penne, le portiamo fuori. No, ma non dico, è un segreto di Grole. Lo stanno già bastonando. È un segreto di Grole, è una scoperta nostra. Mettiamo il basilico. Grazie. Wow. Il basilico, foglia di basilico. Di Grole. Allora buon lavoro che ce n'è tanto. Grazie. Ciao. Ciao. Veniamo ora, come
come si impiattano i secondi e nello specifico la grigliata. Ernestina. La grigliata, polenta, una bella salamina, una bella costina o due, secondo. Abbondiamo. Abbondiamo. Aggiungiamo un'altra. La pancetta. Esatto. La pancetta. Manca il pollo, però è un piatto eccezionale. Buon appetito. Grazie. E quindi con la grigliata si mangiano anche le patatine. Dai Marilena, dimmi qualcosa. Sì, poi la verdura fresca naturalmente. Ci sono peperoni, patate, carote cotte, il gabus, fagioli e cipolle. Per tutti i gusti. Brava. Abbiamo parlato di verdure fresche, appunto Ernestina, freschissime, perché venite qua e le preparate in diretta, diciamo. Esatto, tutti i giorni, esatto. Alle 3:30 arriviamo qua, 3 o 4 donne, e preparano cavolo cappuccio tagliato, fagioli, peperoni freschi scottati e conditi, pomodori, patate e carote. Tutta roba fresca. Chiara, anche quest'anno sei allo stand dei gelati che vanno davvero tantissimo al Grugro. Certo, è un piacere, ritroviamo sempre i nostri amici, meno male le persone dell'anno scorso che ritornano con una compagnia allargata. E... quindi c'è sempre ricotta e fichi che va tantissimo. Sì, esatto, ricotta e fichi a grande richiesta. Come sta andando? Benissimo, direi, sì. C'è richiesta? Sì, molta, sì, parecchia. Allora buon lavoro. Grazie mille. Jessica, anche quest'anno sei alle grappe? Come ogni anno, è la mia mansione le grappe. Abbiamo grappe un po' per tutti. Diciamo che dopo un buon pasto il modo migliore per finirlo è proprio passare da me. E quindi dispongo di grappe digestive, grappe aromatizzate alla frutta, liquori, e grappe normali, morbida, secca, stravecchia. Le tengo a temperatura ambiente e fresche, un po' per tutti i gusti, perché c'è quello che mi dice no, la grappa assolutamente si beve a temperatura ambiente perché sorseggiandola la assapori meglio, e invece ci sono quelli che mi dicono no, assolutamente fresca perché va giù meglio. Tu sei quella che stende i clienti? Io li stendo, sì. E dietro alle nostre spalle il metro? E noi al Grugro ci piace far festa in tanti, quindi più siamo e meglio è. Proponiamo la grappa al metro. Ti fa vedere come funziona? Allora, c'è la nostra bella asse che è lunga giusto un metro e composta di 8 bicchierini. Quindi le persone, la compagnia di ragazzi che vuole bere in compagnia dispone appunto del metro. A ogni persona ha il suo gusto e fanno festa così, perché a noi Grugro ci piace così. Quindi cin cin? Cin cin! Anche quest'anno grande successo per la ruota della fortuna, e come sempre il primo numero estratto, il prosciutto da ben 8 kg. Sì, esatto, anche quest'anno la ruota torna ad elargire i doni, i suoi regali più belli culinari, gastronomici di tutta della zona praticamente. Io sono contadina, quindi ricordo sempre il territorio, è importante, quindi salami, prosciutti, meloni. Primo premio come al solito è il principe, è lui, il prosciutto crudo da ben 8 kg, e tu da contadina dovresti... È buono, l'anno scorso l'ho vinto. Visto, anche quest'anno secondo me lo vincerà la ragazza. Spero. E poi tantissimi altri premi, salami, meloni, di tutto, di più, ma la novità di quest'anno è il tira fuori le palle. Il decimo giro abbiamo voluto sfidare ancora maggiormente la fortuna. I concorrenti estratti al decimo giro dovranno pescare 5 palle, appunto il nome tira fuori le palle, e avranno belle sorprese. Per i più sfortunati un chilo di sale, ma sempre comodo, no? Visto il periodo.
visto che ci avviciniamo all'inverno, si sa mai, le grandi neve, nevicate della zona. Ah, ok, non capivo. Per i più fortunati invece un salame al volo, un buono di consumazione per assaggiare i favolosi piatti delle nostre cucine e il pari dispari, una nuova sfida. I concorrenti estratti si sfideranno al lancio di dadi e il più fortunato sceglierà quello che vuole. La sfida della sfida. La sfida nella sfida, giusto per complicare le cose. Come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo un riscontro più che positivo e ci fa piacere distribuire i prodotti della nostra zona. Allora, buon lavoro, ti stanno chiamando là? Mi chiamando, corro in soccorso dei miei colleghi. Buon lavoro. Mi scusi se la disturbo, come sono le costine? Buone, molto buone. La polenta? Buona. Squisito. E questi sono buonissimi? Sì, sono buonissimi, sì. Ne abbiamo presi 4 e altri 4 e poi altri 4. E il colesterolo? Il colesterolo, abbiamo solo il polestirolo, non il colesterolo. Chi se ne frega, qua il grugrò? Parliamo di quello. Com'è il grugrò? Peccato che finisca. Speravo durasse ancora almeno una settimana. Quest'anno abbiamo fatto 8 sere. Su 11, l'anno prossimo faremo 11 su 11. 12 su 11. 12 su 11, meglio ancora. Come si mangia qua il grugrò? Benissimo. Cosa ha mangiato questa sera? Costine, fritto misto, dopo cosa? E pizza. E la pizza, cosa ha preferito? Mele costine e al masso. Il dolce, non ce lo facciamo un dolce? Beh, dopo magari. Sì. Allora buon appetito e buona serata. Grazie. Comunque siete molto organizzati bene. La grappa è molto buona e ha trovato anche un amico del signore che mi sono fatto fare la foto prima, perché qua la festa di Grole è organizzata molto bene, tutti simpatici, bravi, cordiali, ha bella musica, ma cosa vuol di più della vita? Nella vita mia c'ho solo un handicap, che ho 72 anni. Ma è importante essere giovani dentro. Questo sì. Lei cosa sta bevendo? Una grappa al mirtillo. Com'è? Buonissima. E come si sta qua al grugrò? Ah, benissimo. Benissimo, grazie. L'anno prossimo loro ci vediamo ancora. Sicuramente. Ehi, vabbè, ho già speso 400 euro queste 7-8. Va benissimo, va bene. Ma va bene, perché io mi diverto così. Complimenti, allora buon divertimento. Grazie anche a voi. Anche quest'anno sono vestita in nero perché sono in lutto, siamo tristi che sia finita. Com'è andata però quest'anno? Ma devo dire che è stato un successo inaspettato, è andato tutto bene sia come presenza di pubblico che come cucina e anche grazie alla promozione del nuovo piatto di quest'anno che tengo a ribadire il piatto locale, che sono i malfatti. Quindi parola d'ordine, pieno quest'anno. Sì, decisamente pieno, è stato un'edizione ricca di soddisfazioni e speriamo veramente di riuscire a ripeterlo anche in futuro. E ricca anche di novità, perché non c'è solo il malfatto, ma quest'anno abbiamo avuto la presenza delle due mascotte. Sì, è stata una cosa carina, diciamo, per tutti i bambini. Abbiamo avuto una presenza delle due mascotte del Grugrò quasi tutte le sere. Erano i pupazzi dell'Orsetto Abbraccia Tutti e di Pluto. È stata una cosa divertente. Comunque ribadiamo che oltre alla Grugrò mettete in scena la passione di Cristo vivente e non solo però, perché da quest'anno avete voluto mettere in scena la rievocazione della battaglia di Solferino e San Martino, un grande successo anche questo evento. Sì, è stata una cosa, una scommessa diciamo. Praticamente con l'associazione Cannoni e Moschetti di Medole abbiamo collaborato nell'organizzare questa rievocazione storica proprio della battaglia risorgimentale di Solferino e San Martino e devo dire che è stata una bellissima esperienza oltre che un buon successo di pubblico. A me resta farvi complimenti, tante manifestazioni per rendere vivo Grole e comunque i dintorni. Esatto, sì, Grole, ma non solo Grole, anche Castiglione e i dintorni. Grazie. Grazie a voi.